servizio adesso bene, molto bene Vitelli in qualche modo, però Milano lo contiene, poi Romano, Vitelli ci mette la mano, ci arriva Zimmermann, vediamo come attacca Bottolo questa palla intelligentemente. Grande palla di Bottolo, adesso gli è rimasta leggermente un po' troppo in mano, ma mi sembrava regolare. Ma diciamo di sì, adesso la rivediamo, ma tanto in mano secondo me, però diciamo che... No, sembra regolare da qui, sembra un tocco molto... Quello che abbiamo visto fare a Rinaldi è di Douglas, ma qui tutti vanno ad abbracciare Nishida, che praticamente anche lui è andato dall'altra parte degli spogliatoi. Cosa ha fatto Nishida, ma cosa ha fatto e cosa ha rischiato anche Douglas? Appoggiare il pallone nel campo di Monza, la bordata della Gumcia, corre Orduna a prenderla, poi Grosser con l'occhiataccia di Orduna a Recine, con Recine che si era messo un po' di mezzo a disturbare. Grosser corregge tutto, rivediamo. No, tutto regolare, perché Orduna non fa invasione sul campo di Piacenza, è andata a recuperare. Però è proprio di Padova, di Abano Terme. Ricezione di Jaboranov che poi va ad attaccare in diagonale stretta, difesa di Quinto Dile, che la palla torna nel campo di Monza, Orduna può scegliere! Trema l'arena di Monza sull'attacco di Grozdanov, 1-0. Buon apporto di Grozdanov su questa palla, va a chiudere un pallone spostato sulla 7 praticamente. Adesso possiamo rivedere questa azione, buona la difesa di Lemke. Guardiamo questo attacco spostato sulla... In testa Bruno, padronanza del colpo straordinario del francese, la botta di Limirab della Ziz sui 5 metri spirito per Mozic, mamma mia! Che attacco di Rok Mozic, cambia il tempo di salto, mette fuori causa il muro a tre di Modena e stringe una parallela in intrarotazione sui 5 metri, straordinaria. Questo per ora tecnicamente il colpo del match. Dopo una ricezione non semplice. Bellissima pallavolo. 18 pari, Porro, questa volta non forza, Lepke allora dà la palla a una mano con Zimmermann, arriva Weber, palla un po' chiamata, ma Ishikawa, muro a uno, ferma il tedesco, contro sorpasso Milano 19-18, che secondo set, Giorgio! Veramente ho la pelle d'oca, Lorenzo, bellissimo, bellissimo. Allora, Zimmermann con una mano sola aveva fatto un'alzata perfetta. Per la Leuschus Perkinelmer al servizio adesso con Daniele Mazzone, buona battuta, Sparwov staccato, spirito in banda per Mozic, ancora forte stavolta, però contiene il muro di Modena e la difesa di Leal che può andare a contrattaccare. Murato scopre in una qualche maniera Modena, ancora Leal, ancora Murato, ancora una copertura di Erving Appet. Bruno va in pipe per Erving Appet, mamma mia, una palla che era un micron sopra il nastro della rete. Erving Appet spunta dal nulla, da una caverna. Ricezione sostanzialmente a due, ipotizzando la flot che effettivamente arriva dalle parti di Rossini, ricevuta bene, finta di primo tempo, pipe di Ingapet, che rischia addirittura di caracollare di là, palla staccata per Jensen che deve restituirla in palleggio, Mazzone con l'appoggio, palla dietro, Nimirab della Zizza, bersaglio. Adesso c'è maggiore convinzione da parte di Modena, Ingapet, dopo l'attacco in pipe, è caracollato sul ginocchio sinistro e non ha ammortizzato bene, quindi sta sentendo questa ricaduta dal salto. Stankovic, Fusaro, di seconda Biernat, palleggiatore mancino, si prende la responsabilità e porta... 19-14, Kamir Ikliski, buona variazione su Gottardo, questa volta tiene in tuffo in 4, Bottolo, bravissimo, Anderson in difesa, Giannelli alta in 4 per Wilfredo Leon, 20-14, la Siria ha deciso che vuole chiudere qui la partita. Più 6, come stanno giocando bene i ragazzi di Gerbic. Battuta e muro sono probabilmente al livello più alto. Peo, anche contro l'Italia nella finalissima, poi vinta dagli azzurri. Tanto Bruno Resende ha una mano sistema, una palla difficile. Il Mirab della Ziz dimostra di aver fatto i compiti, di aver imparato a colpire anche la palla rapida e non altissima, come invece sembrava volere a tutti i costi. Si stanno trovando sempre di più, soprattutto è aumentata la fiducia personale di Nimir Abdelaziz.
Lorenzo Sala al servizio, la frustata, rallentata dal nastro, agevolato a Sparuov, palla per il primo tempo, senza muro. Dove è andato Stankovic? Pare che ci sia in questo momento la pizza pronta al bar. E Nikolic trova il punto in attacco facilmente. Lo hanno invitato nei corridoi a bere uno spritz e ovviamente Stankovic è corso velocissimo in quella direzione. Nikolic non ha trovato. Attenzione a attacco di Borges, difende come può la squadra di Echeli, poi c'è ancora Grozen, la palla che va in difesa con i denti e con le unghie da Saitta che rimette palla per Borges e il brasiliano tira fuori una roba pazzesca in questo momento. Il punto della 15 a 15 lo firma, lo griffa proprio Borges, vedete il bugger no look di Saitta e poi il palleggio a due mani di Borges che... Buonissimo muro dell'italiano. Lepchi, ricezione di Federici, la pipe di Javoranok, Lepchi la tiene sua, una mano canella per Bottolo! Che cosa ha fatto Mattia Bottolo? Che cosa sta facendo Mattia Bottolo? Perché questa non è nient'altro che un altro punto veramente importante nell'elenco di infinito di punti che sta facendo. Beh, ma anche questa alzata ha una mano. Che gran cosa ha fatto Baranovic, ancora Rinaldi, sicuramente i due migliori in questo primo set per Cisterna. Sono bravo Baranovic con una mano a evitare di commettere una doppia. Intanto prova un cambio con Peter Darli. L'uno ha smesso di giocare, l'altro ha lasciato Trento ormai da parecchi anni, quindi facile dire che il Kaiser si riprenderà il primato. Intanto Sbertoli salva questa palla, grande azione del palleggiatore di Trento, è quasi per metà suo a questo punto, che vale il 12-5 e che porta Lisinat al servizio per Lis. Jean Patry, pallone messo giù da Chester per Piacenza, servizio, l'alzata ad una mano di Brisard, poi lo rivediamo, Patry, la ricezione di Rossard e poi la grande assistenza a fil di rete di Brisard per il suo centrale. Uno. Albertino, salto flotto, riceve Micheletto, così e così, Sbertoli per Kaczynski, gran colpo, vince in diagonale. L'attacco di Kaczynski. Il Kaczynski. Der al servizio. 18-19 a servizio Anzani, riceve bene Milano e poi Porro di seconda mette giù questo pallone, 19 pari. Facciamo un applauso a Paolo Porro su questo pallonetto di seconda, ottimamente. 14 punti su 8 gare. L'attacco dell'ex di turno, uno dei tanti ex di turno, il giovanissimo Tommaso Rinaldi. E i suoi compagni, Asparov al servizio, modera il colpo, la ricezione di Rossini è molto buona anche l'esecuzione e l'idea tra Bruno e Daniele Mazzone, veloce dietro con Bruno che sposta i polsi all'ultimo per eludere il muro avversario, composto da Nikolic e da Asparov, scusate, da Rokmozic. Deve tenere la barra dritta in questo momento, attenzione Douglas, poi Saitta di prima intenzione, il miracolo da parte di Galassi, la ricostruzione del gioco, l'attacco di Grozer che va ad esultare, sta facendo davvero la differenza in questo momento Grozer. Il vantaggio di Monza è importante in questa fase del set. Andiamo a rivedere Grozer, vedete il money out del muro di Palaschi, Cecchini, Micheletto, Sbertoli per Der e stavolta forse poteva fare qualcosa di più e c'è un qualche timida protesta sull'invasione eventuale commessa da Trento. Trentino, sei tanto. Protesta vincente. Ricordiamo 36 anni Nils Klavbeck, molto bene adesso dalla linea 9 metri Vukasinovic,
Pallonetto contenuto dal palleggiatore Biernat. Ancora Klavajk, ancora un punto per Ravenna. Sta giocando bene adesso Ravenna con servizi efficaci, rigiocate, palleggi precisi. E purtroppo è la continuità che non riesce a dare al suo gioco Ravenna, unita anche alla forza di...